della riforma agraria, delle Leopoldine. Poi c'era giù giù la burocrazia papale, con tutti i suoi pregi e i suoi difetti, papale, e mi fermo qui perché c'è Rocco, non voglio dire nulla. E poi, dulcis in fundo, c'era la burocrazia borbonica. C'era la burocrazia borbonica, che era una burocrazia originariamente di grande efficienza imperiale anch'essa, perché i Borboni facevano parte sempre dell'impero. In patria però, noi eravamo colonia, e da noi in colonia mandavano i burocrati peggiori, normalmente. Bene, la storia forse ve la ricordate, sapete com'è andata a finire. Tra tutte queste panoplia di burocrazie, quale sia stata scelta? Di fatto vinse, più che fosse scelta, la burocrazia borbonica. E sapete perché vinse la burocrazia borbonica? Perché la borghesia, che era l'origine dell'unificazione nazionale, che era in fondo la burocrazia del nord, la borghesia che voleva l'economia di scala, che voleva lo Stato-nazione, perché voleva i commerci, voleva i traffici, voleva l'industria, voleva diventare europea. Quella borghesia che fu all'origine dell'unificazione, dell'unità d'Italia, preferì mandare i propri figli a fare gli imprenditori, bene, a fare i liberi professionisti, bene, ma non mandò i propri figli nell'apparato burocratico. Anzi, forse perversamente pensava, tanto più l'apparato burocratico è inefficiente, più abbiamo le mani libere. E lo ha pensato fino a ieri. Al massimo si poteva andare in una sorta di burocrazia parallela, che era quella delle libere professioni, che guarda caso la burocrazia parallela fa quello che non fa la burocrazia originaria, imponendo però al cittadino o all'impresa di pagare due volte, perché prima paga con le tasse e poi paga con le parcelle al consulente del lavoro, all'avvocato, eccetera, eccetera. Quindi tu, figlio di borghese, guai se andavi a fare il pubblico dipendente, a fare il direttore generale. E i risultati sono sotto gli occhi. Se poi a questa storia aggiungiamo la cattiva politica clientelare, il cattivo sindacato, tiriamo la somma e abbiamo il mostro che abbiamo sotto gli occhi. Un mostro. Bene, questo mostro è stato invincibile fino a 10 anni fa. Perché dico 10 anni fa? È stato invincibile fino a quando l'Italia non è entrata nella moneta unica, Maastricht. Perché fino ad allora l'Italia compensava le sue inefficienze di sistema dello Stato, le compensava con le svalutazioni competitive. Non importava che la burocrazia fosse inefficiente, che non ci fossero le strade, che i tribunali non funzionassero, che le scuole non funzionassero, che le università non funzionassero, che gli ospedali non funzionassero. Non importava nulla di tutto questo. Perché tanto noi la nostra competizione internazionale la recuperavamo svalutando la lira ogni 3-4 anni, le imprese tiravano una boccata di ossigeno, si incamerava un po' di inflazione e si ricominciava. Quando abbiamo fatto la scelta della moneta unica, la scelta di Maastricht, non abbiamo più potuto mettere la polvere sotto il tappeto. E la gente ha cominciato a incazzarsi per davvero, perché non c'era più la droga dell'inflazione o la droga della svalutazione. E la gente ha cominciato, prima a vedere che non si cresceva più come prima, anche se era una crescita drogata, però non si cresceva più come prima. E ha cominciato a vedere che le imprese che perdevano di competitività perché la burocrazia era inefficiente, svalutare non si poteva più, il risultato che si cresceva meno, si creava meno reddito e si diventava tutti un po' più poveri. Bene, questo ha fatto montare un rancore, un'incazzatura, che prima c'era ma era latente ed era compensata dall'inflazione e dalle svalutazioni competitive. Bene, per caso è arrivato poi uno che ha dato voce, sta tentando di dare una risposta a questo accumulo di rancore,
e che lo sta facendo diventare consenso per un'opera di riforma, molto semplice, che poi si chiami trasparenza, exit voice, emoticon, ognuno stia al suo posto, il sindacato fa il sindacato, non fa il cogestore, il politico giù le mani dalla clientela, cioè che tutta questa cosa si declini con tante voci, difficili, più difficili, riforme, questo poi è la cassetta degli attrezzi, il bricolage della riforma. Però i fondamentali sono questi. La gente non ne poteva più, ma per ragioni di interessi, non metafisiche, di uno Stato inefficiente. E quando ha visto che con alcuni piccoli dosi, piccoli punti, le cose cambiavano, ma non cambiavano dello 0,5% ogni sei mesi, ma cambiavano del 40% in un mese, e poi il mese dopo del 45%, il mese dopo del 43%, il mese dopo del 45%, come per l'assenza per malattia e come per tutto il resto, ha cominciato a dire, oibò, si può fare, ce la possiamo fare, perché prima l'altra storia era l'impotenza, sì, matto. C'erano due test per la follia, riformare le ferrovie e riformare la pubblica amministrazione. Cioè, io avrei passato il secondo test, ero matto. E invece la gente comincia a credermi, la gente comincia a credere che non sia più una follia, che si possa cambiare. Devo dire, il Paese ha capito, la classe politica parlamentare ha capito in gran parte, per esempio Rocco e certamente i suoi amici, certo, molto PD, certo. Dall'altra parte è rimasta fuori la sinistra extraparlamentare e la CGIL. Lo dico, papale, papale, la CGIL. E mi dispiace molto, perché è un grande sindacato, perché è un sindacato importante nella storia di questo paese, e che si è messo dalla parte dei fannulloni. E lo dico con molta chiarezza, senza tanti distinguo, e che io spererei potesse ancora ricredersi.